ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una settimana fa l'incontro con i rappresentanti della marineria di tutta Italia a Pescara, dove all'Aurum i presenti hanno sottoscritto un documento con delle richieste specifiche avanzate al governo. 15 giorni, il tempo concesso per rispondere a tali richieste. Se non arrivano soluzioni la prossima settimana, la marineria pescarese si fermerà, ma vuole farlo con tutti gli altri perché da soli è difficile farsi ascoltare. Lo dice chiaramente Francesco Scordella, presidente Associazione Armatori di Pescara, nel corso di un incontro che si è svolto ieri mattina nella città adriatica. Un incontro per verificare la possibilità di non uscire con le barche se non vengono bloccati i mutui e se non viene attivata la cassa integrazione straordinaria. Queste le principali richieste condivise dal mondo della marineria. Il punto, aveva ribadito Scordella la scorsa settimana, è che si rischiano licenziamenti e il settore pesca è troppo spesso tralasciato. Veramente siamo abbandonati. E poi, se vedete, in tutti i provvedimenti che fa lo Stato, tra la pandemia e questo del caro energia, la pesca non viene mai nominata. Siamo una penisola, praticamente siamo quasi un'isola, siamo 30.000 imbarcati, non si parla mai del settore pesca. Secondo me è una cosa che deve far riflettere la politica e ai dirigenti che comandano questo settore, è una cosa vergognosa.